Riparte una nuova stagione. Sì, riparte una nuova stagione con alcuni innesti di ragazzini. E questa è la nostra scommessa, quella di riuscire a ottenere un buon risultato durante il campionato inserendo due giovani under 16 che sono, fra virgolette, delle promesse. Un villaggio che cercherà di salvarsi senza soffrire tanto. Sì, credo che la sofferenza la dobbiamo mettere in conto, però vorremmo anche ottenere qualcosa di più di una salvezza, bensì quella di viaggiare nelle prime quattro posizioni, ecco, questo è il nostro obiettivo. Campionato di Serie C maschile partirà il 1° novembre, nel nostro comprensorio il villaggio è l'Adamo Vole. Sì, sì, è un derby classico che si ripete da più anni e ogni volta non si sa, il risultato non è mai scontato. Ecco. Per Fabrizio invece è la prima esperienza al villaggio? No, no, questo è il terzo anno e mi trovo molto bene, abbiamo fatto un buon lavoro, ora vediamo di coronarlo quest'anno. Un allenatore esperto che conosce l'ambiente ed è avvantaggiato. Sì, l'ambiente lo conosco, i giocatori sono un po' nuovi quest'anno, quindi bisognerà un po' valutarli bene, però insomma dai, è il mio mestiere. I presupposti sono molto buoni, anche perché quest'anno abbiamo voluto fare qualcosa un po' di più, cioè una preparazione atletica un po' più specifica e quindi che, diciamo, per prepararci al meglio alla una stagione. Gli anni scorsi non l'abbiamo fatta, abbiamo voluto aggiungere un po' più di serietà, anche se il livello è quello che è, comunque ci proviamo e vediamo come va. La presentazione in mezzo a Chiavari, insomma, l'entusiasmo non vi manca alla partenza. Ma quello sicuramente, noi da sempre siamo quelli che fanno gruppo, che riusciamo a essere una bella squadra, perché diciamo che siamo molto amici e quindi è il nostro punto di forza. E quello è anche con le gambe sotto il tavolo, dopo le partite, dopo gli allenamenti ci uniscono sempre di più.